Lucia Iannacone, infermiera che ha iniziato a lavorare nel nosocomio di San Marco in Lamis, poi il trasferimento a San Severo, oggi finalmente si ritorna a casa. Una giornata positiva. Sì, allora oggi posso testimoniare per la cittadinanza che è una grande festa. Poi rivivere dopo 7 anni e mezzo del nostro trasferimento presso l'ospedale di San Severo con alcuni miei colleghi divisi in diversi reparti, oggi ritrovarci qui tutti insieme per l'inaugurazione, grazie alla nostra direttrice Lara Del Rico, che ci ha messo tantissimo, al nostro direttore Michele Ciavarella, che ha permesso tutto questo, e anche ai nostri politici locali. Stiamo rivivendo una bellissima atmosfera, perché così al nostro paese, anche ai nostri paesi limitrofi, si può offrire assistenza per chi ne soffre. In questo momento davanti a me ho una bellissima immagine di Padre Pio, quindi io sto rivivendo quel momento di quando è stato inaugurato tempo fa a Casa Sollievo della Sofferenza, e oggi per me è una gioia poter testimoniare dopo tanti anni l'apertura di questo nostro nuovo distretto, il PTA. Grazie a tutti voi e festa! Finalmente! Sì, è un grande giorno per la città, per il nostro paese, che ritorna ad avere una struttura per anziani di tutti i tipi, hospice, RSA e Alzheimer. Sono molto soddisfatto, speriamo che vada tutto bene nel verso giusto.